Signor giudice, signori giurati, siamo oggi qui per dimostrare l'innocenza di questa povera donna. Una mamma, una moglie che dopo anni di matrimonio, afflitta dal marito e dalla routine quotidiana, è stata costretta al tradimento, sì, ma per il bene dell'economia familiare. Concedendosi all'idraulico, ella ha risparmiato sui servizi della casa. Concedendosi poi al macellaio, ella ha fatto mangiare un'intera famiglia. Volete chiamarmi piaceri della carne? De gustibus. Fatto sta che concedendosi anche al proprietario di casa, ella ha risparmiato anche sui fitti che altrimenti il marito avrebbe dovuto pagare. Come possiamo chiamare questa donna se non... La granda! Ma che dici? Che dici? Uè, forza, avanti! Voglio sapere, ma voi, chi è questo che ti mette mi piace sulle foto, ah? Rispondi! Ma che chi è? La signora Mandelli, è proprio il suo caso, stavo trattando proprio il suo caso. Oh, stai trattando, ehi? È certo, una povera donna costretta a tradire il marito con più uomini per salvare l'economia familiare. E metti mi piace a te. E beh, con questo che vuol dire? Che secondo me questo va a sparagnare pure l'avvocato. Sentimi un po', sai, fammi a sentire questi attacchi di gelosia improvvisi, non dannavani, perché tu lo dovevi sapere, te lo dovevi aspettare, sposando un avvocato di grido. Un uomo come me con un certo fascino, perché io fascino lo tengo, con un certo carisma, perché io carisma lo tengo. Ma dove sta? Ma questo pazziano, sì, madonna mia, io scherzo, capisci, sono scherzo, la cancello, la blocco, va bene, ecco qua, ho bloccato, anzi sai che faccio? Faccio un po' di pulizia. A proposito di pulizia, sai cosa sono questi? Ma questi sono i miei calzini di filo di Scozia, li ho tolti la settimana scorsa, io non li trovavo più. Dove stavano? In do frigorifero. Gesù, e com'è potuto succedere? Chi li ha messi? Oh Gesù, e com'è potuto succedere? Chi li ha messi? E ce l'hai messa tu! Perché sei disordinato! Ma vuoi mettere un paio di calzini di filo di Scozia freschi freschi al piede, da frigo? Vuoi mettere? Muoteni le melanzane a sapore di calzetti! Babbo, vuol dire che stasera un po' di fantasia in cucina, cucina due mulignane a scarponi, eh? Senti, io sono stanca, ho bisogno di una cameriera, la casa è troppo grande, non ce la faccio! Ma perché dobbiamo spendere questi soldi, perché? E allora mi devi prendere il bimbi, almeno ho bisogno di una mano in cucina, Io ti denuncio per sfruttamento di lavoro minorile, hai capito? No? Però non lo faccio per amore. Vabbè, forza, quanto costa sto bimbi? 1300 euro. Chiama mamma la cameriera, non dauri, chiama mamma la cameriera. Magari 3 euro per connetto. Te l'avevo detto, qua il wifi non funziona bene. Non va bene questa connessione. Ma voi con chi state connessi? Con studi dentisti, che c'è? Grazie, oggi è festo, non stai nessuno. È vero. Mi dovete attaccare sulla connessione di Rodrigo, studiando il terzo piano. Casa papà assurdo. E un miasa, Chimera 91. Ah, Chimera 91. Ecco qua. Vedi come va. What tac. Mo sì che va bene. Ma già segnata sta cosa, Chimera 91. Chimera 91, e ci sono tutti quanti connessi con loro. Poca inizia se laura e se ne va. Rimani tutti quanti senza internet. I magistri, meglio film in streaming con loro. Allora funziona, funziona. Allora. Che dobbiamo cercare? Metti, scrivi golf. Sì. E ci sta un errore, mo. Che perché? Ha asciutto il nome con un cappello in capo e la mazza a mano. Ma tu che stai? Vieni da me, il nome è questo breve. Ma per forza, da città, golf, caccio! Io mi dice golf, caccio, chi sta? Tiger Woods, io campione di golf. Chi è? Tiger Woods. Caccio, golf. Allora? Non ci troviamo, perché non è facile, c'è un sacco di siti. Google va a trovare la parola chiave, la chiave. Allora, siamo più precisi. Metti, donna. Servizi. Giovane. Bella presenza. Pure. Bella presenza. Napoli, è chiaro. Napoli. Certo, sennò Napoli. Senta, fa una cosa, metti pure buona. Buona. Che dici? Mamma mia, che sito che si è aperto. Perché?
E quanti ce ne stanno? Avvocato, mi davvero, avvocato, guardate qua, guardate. Sei riuscito che è stato fatto d'estate, avvocato, stanno parlando di questo. A chi mi scegli? C'è solo la scelta. Sì, sì, ma che ne sai? A chi prima, a chi ci vede? Questi sono colpi, delle colpi. Dite voi, sì, sì, questi sono bravi, secondo me, sono bravi. La verità, Lucio, sono una fotta proprio, si sanno l'uovo o non sanno l'uovo, la verità sono troppo buono. E allora c'è la più vicina a Napoli, la più vicina, eccola qua, l'ho trovata. Chi è? Irina. Bello, 2 chilometri da te. 2 chilometri, è perfetto. Irina. Irina, chiama. Ah, mamma. Chiama. Irina. AZ Arredamenti, uno showroom di oltre 3.000 metri quadrati dedicati alle migliori marche di arredamento con uno staff di professionisti al vostro servizio. AZ Arredamenti di Benito Esposito, unica sede a Casoria. www.azarredamenti.com. AZ Arredamenti, uno showroom di oltre 3.000 metri quadrati dedicati alle migliori marche di arredamento con uno staff di professionisti al vostro servizio. AZ Arredamenti di Benito Esposito, unica sede a Casoria. www.azarredamenti.com. Lello, eh? Ma mia figlia dove sta? Dal caffè. Ma come? E aiutassi a pigliare il caffè o bar? Gesù, Gesù! La macchina è treccia, altro che tre, ma parte rindo! Dal lookmaker. Chi? Se aiutassi a capire. Ma non ne parla poco, abile. Comunque, mo sto per scendere pure io, sì signore. Ha già prima fuoco corso Pilates e poi passa all'estetista. Dal Pilates al De Pilates, ma il passo è breve. Ma che capito? A già tu l'estetista, sì signore, perché ho deciso, ma già fa fare una giustatina alle sopracciglia. Ah, mi faccio fare a Dali di Gabbiano. Sopracciglia a Dali di Gabbiano, o tu panni di rondine, e zampe galline, e piede di papera. Gnora, mi bagnano e facite, abbascia caiolo, sì. Ah, si face e tu fa piette palum. Ma è simpatico, tu pavoneggia. Cardil! Ma che è tutto sto ambuino? Mo sto guardando. Ma che è tutto sto disordine? Ma che sta? Niente, c'è un po' di disordine, un po' di zimma, ma ho sistemato tutto io, ho chiamato una colf. Ah, colf. E chi è mo sta colf? No, niente, me l'ha consigliata Lucio, il portiere. Ha detto che è una donna, una brava donna che ha bisogno di lavorare, ha voglia di lavorare, sa tanto che lì là straniere, capito? Corto, brutti, chiatte. Comunque, gnora, se dovete andare, andate pure che aspetto io. Tu po', te vei affidare Lucio o portiere? E si può che le domande che hanno a uno che non è proprio buono? No, è buona, ti assicuro che è buona, no. Ma poi del resto me la guardo io, eh? Io sì, la controllo. Comunque, gnora, se dovete andare, andate pure. Sto io qua. Ciao. Ma io sono, ma che ha fatto? 2 chilometri, abitava a 2 chilometri di distanza. Se l'ha fatta appena, non c'è niente. Irina! E che se ce l'ho? Essere piccolo? Sì, ma come si suol dire, nell'avvocato piccolo c'è il buon vino. Vieni, accomodati, vieni. Grazie. Vieni, Irina, accomodati. Mettiti pure comoda, anzi comodissima direi. Quando vuoi iniziare? No, ti piace subito andare al sodo. Tu voleva cameriera?
Io ho portato il vestitino di cameriera solo per te. Ah, sì. Cameriera? Mm. Questo è il vestitino da cameriera, mamma lo caro. Ma c'è, e allora Irina, da dove vogliamo iniziare? Dove vuoi iniziare? Oh, tu preferisci letto o divano? Iniziamo dal soggiorno, poi magari lo facciamo in tutte le stanze e io ti guardo. Bello, sei proprio un porcello. Guarda che però io vengo pagata ora, eh? Sì, sì, pacca. No, volevo dire, qua quando, giustamente, cameriera, quando prendi allora? Oh, io prendo 200 euro a ora. Hai uscendo allora, e sino a Ferrari, a me l'hai portato tutto l'occorrente? Sì. Certo, ho portato tutto, guarda, scopettina. Scopettina, va pure. Poi ho portato... Ma ti panni prima da razza. Mi fatti male, esagerato. Io vedo, un po' di disordine, un po' di polvere, un po' di munnezze, però non esagerare. Mamma fuori! Chi è? Non ti muovere, stai fermo. Sto qui. Chi è? Irina. Chi è? Ah, si chiama Irina, si chiama. Che vuoi? Che ci fai qui? La tristezza chi con me, come ha cominciato? Innanzitutto non sono fatti tuoi, capito? E poi non è ancora iniziato. Ma con me, come la giurista buona, la giurista. Non sono fatti che ti riguardano, che vuoi? No, caso, sono aiuto per portare un po' di prodotti per aiutare la polizia. E non abbiamo bisogno di niente, c'è tutto. Una schietta per i vetri. Non ci serve. Oppure i vetri. Non ci serve. E quante per mano, per sciupare. Non mi serve. Oh, panno bello. Stai zitto che non mi serve niente. Ma poi che non mi serve niente. Non mi serve niente. Ma facete un favore. Lucio. Ma poca, per favore. Irina. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Lucio, il portiere. Sono un intimo amico dell'avvocato. La prega. Vi ho portato qualche prodotto per darvi una mano per le pulizie. Ti ho detto già prima che non ci serve niente, abbiamo tutto. Ma che ne sapete voi le pulizie? Sono venuto per darti uno sguardo, capito? No, per guardarti, per aiutarti. Come si dice, non gli chiude, è sempre meglio. La noia. Anche a te piace guardare. Sì. Sporcaccione. No, sporcaccione, Irina. Io faccio pulizie tutte le mattine. Io la scala, la faccio linda e pinta, è uno Lucio, specchio. Irina, per cortesia, dobbiamo iniziare, perché qua arriva mia moglie e fanno in me. Sì. Allora, sedetevi sul divano, tu sieda. Assettami, c'è. E tu? Sieda. Sì. I meglio posti, ma vieni a... Ma non lo so. Adesso facciamo pel giochino. Ma fa un giochino. Facciamo un giochino. Facciamo un giochino. Dammo manone. Bravo. Anche l'altra manone. Altra manone. Bravo. Molto bravo. Mi sta attaccando. Molto bravo. Non ricordo sto gioco. Sì, lo facevo con la coglione mia quando ero giovane. Ti attaccava vicino a un albero. Perché tu là devono attaccare. Sì, da. Sì. Dammi anche tu la manina. Pure sì, la manina. Bravo, così. Manino. Bravo. Lo so che c'è sto gioco. Adesso. A te piace questo? Sì, ti piace! Adesso mi sta battendo un combattimento! Ma che la fa? Come mi piace per una tarata? Adesso invece facciamo un'altra sorpresina per che sta facendo? Mi sta bendando! A me, perché? Perché dobbiamo fare una sorpresa! Ma tanto fa la sorpresa! Quando è bello! Adesso tu, alza! Sì! Alza, per favore! Dammi la manina! Io non becca niente! Ecco! La sorpresa per il mio piccolino! Adesso, togliamo! Ma che sta facendo? Sarà maltrattato, ma vuoi stirare? Bravo, piccolo, bravo, bravissimo. Ma che c'ha fatto? Bravissimo, piccolo, bravissimo. Stavo facendo? Mo che stava facendo? Mo che stava facendo? Aspettate. Mo che stava facendo? Aspettate. Mo che stava facendo? 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 Mo che stava facendo
io direi. Stanno tutto loro, stanno arrivando tutto loro che andavano in giacca. Perché? Perché che può fare? Che può fare? Non so, stanno mettendo tutto quasi in da buggio. In da buggio, lo porta fuori. Sì, ma andiamo i gioielli in da buggio. Stanno nei soldi. E non mi preoccupare, perché stai facendo una grande pulizia. Io gli avvoca tutto a posto, avvoca. Che se la fate la casa bella pulita pulita. Guardate, guardate, ma che stai facendo? I servizi. A così senza i pantaloni. Maltrattata, mi sta stirando. Ma poi l'hai scoperto. Ma vuoi dire cazzo? No, no, l'hai scoperto vostra moglie. Ah. E questa fosse la cameriera straniera. Cort vecchia e racchia. Divina. Ma quella cameriera, che c'è una grande... Ladra! Brigadiera, ammanettatela. Capita, ma che ci fate qua? La stiamo seguendo da mesi, a sta Mariola. Mariola? Irina. Ma quale Irina? Si chiama Adriana Kuchkova. Una pescatrice che si intrufola nelle case per rubare a danno di poveri. Viecchienza alla nutta. Ma chiamate viecchienza alla nutta? Avvocato, quindi ti fa un viecchio o un zallanutto? Gli faccio un viecchio. E beh, noi siamo fuori zallanutto. Vergognati. Ad escare una persona anziana che soffre pure di incontinenza. Capita, ma come vi permettete? E io non so, ci state senza caso. Avvocato, scusate, mi meraviglio di voi. E lei chi è, scusi? Chi è? Lei che ci fa qui? Io sono Lucio il portiere. Io avevo capito subito che la Kuchkova era una ragazza sospetta e sono salito subito di corsa per mettere in guardia l'avvocato e salvarla da questo pericolo imminente che... E che mi hanno attaccato? Che mi hanno attaccato? Capito, mi sto attaccando, ma non è pieno, non aggiungo capitri di chiuso. E ci spiegherete tutto in casella. In casella? Brigate, sciogliete il scimmio. Ma quasi, capitano. Tutto quanto. Capitano, ma quella che sei? Chiamate un avvocato. Non siete voi l'avvocato. E allora stiamo inguaiando. E perché stai così, mo? In fondo sei stato utile per una giusta causa. Hai fatto arrestare una criminale. Sì, certo, ti hanno trattenuto qualche oretto in questura. Però che fa? Non ne fare un dramma. Ma mo stai pigliato collo perché sul verbale ti hanno scritto anziana e incontinente. E beh, che fa? Te ne importa. Tanto manco giovane non sei. E si pone che hanno messo nella stessa cella dove ci stava proprio uno che hai fatto arrestare tu l'anno scorso a Cristo dava tu e ti ha sottolato un braccio. E beh, questo capita. Ma non parli? No. Sto guardando una serie, mi interessa. Bed in Breaking. Vabbè, io dormo. Tu non hai sonno? Non signore, ti ho detto che sto guardando la serie. Sono le ultime due puntate, fammi sentire. Ah, ma tanto già lo so, alla fine lui muore. Buonanotte. Ah.